Buon pomeriggio, bentornato su Radio Roma Capitale. Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti. Allora, piani di zona, intanto la novità, l'insediamento di questa commissione d'inchiesta, vero? Di queste ore proprio. Assolutamente sì, intanto ricordiamo ai cittadini cosa sono i piani di zona, sono piani di edilizia popolare e quindi ai sensi della legge 167 in cui i costruttori realizzano su terreni dati dal comune e dovrebbero realizzare le opere di urbanizzazione e assegnare gli alloggi a pezzi diciamo calmierati. È un tema che il Movimento 5 Stelle segue tantissimo perché è un tema che coinvolge 200.000 romani e su cui veramente vogliamo dare un segno di discontinuità rispetto al passato, perché su questi circa 100 piani di zona, che come dicevo riguardano 200.000 circa cittadini romani, presumibilmente ci sono state delle rilevanti anomalie, appunto sia riguardo alla mancata realizzazione di molte opere di urbanizzazione, penso a tanti piani di zona, uno su tutti Monte Stallonara, Colle Fiorito, e via dicendo, ed anche presumibilmente il mancato rispetto e quindi lo sforamento dei prezzi massimi di cessione, con cittadini che sono stati costretti ad acquisire i loro alloggi a prezzi ben superiori a quello che la legge prevede, quindi quasi a prezzi di mercato, benché si tratti di edilizia popolare. Un tema che abbiamo seguito nella commissione urbanistica, ma chiaramente la commissione urbanistica è impegnata anche su tanti altri fronti e dossier più recenti, uno su tutti lo stadio, quindi ci è sembrato opportuno costituire questa commissione ad hoc, che ha avuto un percorso di formazione anche abbastanza complicato, perché stranamente ho dovuto più volte sollecitare i consiglieri dei vari schieramenti di opposizione a fornirmi i nominativi da inserire appunto come loro commissari nella commissione, cosa che non è avvenuta rispetto ai vari termini che sono stati posti, per cui ho dovuto inserirli d'ufficio e quest'oggi all'atto della convocazione non si sono presentati, ad eccezione di un consigliere, di talché i consiglieri di maggioranza hanno eletto sostanzialmente l'intero ufficio di presidenza. La cosa che sinceramente lascia un po' perplessi è che un po' tutte le forze politiche, anche il Partito Democratico, spesso si riempiono la bocca appunto parlando delle periferie che tuttavia in questi anni sono stati abbandonati, e sorprende che poi anche loro esponenti nazionali si facciano giretti nelle periferie con i camper, magari però sono gli stessi esponenti, ovviamente mi riferisco all'allora assessore all'urbanistica Murassutta, che fecero il piano regolatore insieme all'allora sindaco Veltroni, che sostanzialmente ha dal nostro punto di vista chiaramente devastato le periferie costruendo i presupposti affinché venissero realizzate decine di milioni di metri cubi. Quindi noi da questo punto di vista vogliamo dare veramente una forte discontinuità, andare ad accertare tutte le anomalie e le violazioni che ci sono state su questi piani di zona, laddove accertate procedere anche la risoluzione delle convenzioni, cosa che abbiamo già fatto riguardo ad un piano di zona, a Tor Vergata per esempio, che è uno dei più vecchi e dei più problematici, stesso discorso riguardo a Castelverde, anch'esso pieno di criticità, e quindi come dire, questo comportamento di oggi delle opposizioni ha lasciato molto perplessi. In ogni caso andremo avanti in maniera molto decisa e ferrea su questo percorso di discontinuità. Presidente, tantissime domande ci stanno arrivando via WhatsApp, SMS dagli ascoltatori, gliene faccio due. Una riguarda gli sfratti, ci scrive tra i tanti Daniele da Ponte Galeria, dice adesso altre centinaia di famiglie si troveranno sotto sfratto, come è accaduto a Tor Vergata e Castelverde, pur avendo regolarmente pagato quanto dovuto. Dice, che cosa accade? Perché poi la commissione d'inchiesta ovviamente ha una funzione di individuare, di capire che cosa è accaduto negli ultimi 20 anni. Peraltro c'è anche un'inchiesta della magistratura su questo tema. Penso che ce ne sia più di una da parte della magistratura, e ben venga. Chiaramente questo è un problema che deriva da 20 anni di mala amministrazione. Non è un caso che ho parlato di discontinuità, quindi dei partiti del Partito Democratico, della giunta, partendo dalla giunta Rutelli, passando per la giunta Veltroni, finendo ad Alemanno e Maria,
Torino che hanno tollerato o comunque sono stati poco accorti, diciamo così, su questo sistema. È chiaro che, come diceva il cittadino, sui piani di zona più vecchi, ha citato Ponte Galeria, potrei citare il caso di Tor Vergata o altri, si arriva ad esecuzioni che potrebbero essere basate su delle violazioni, cominciando appunto dallo sforamento dei prezzi massimi di cessione. Vogliamo dare il segno che diamo oggi è proprio in questo senso, cioè creare uno strumento, una commissione che concentri il suo lavoro non sui dossier che devono venire, come ad esempio sullo stadio che dovremo chiudere entro il 15 giugno, anche su questo mi piacerebbe fare una battuta, dopo la è stata migliorata e proprio nella tutela e nel rispetto del territorio quella delibera, ma appunto che si concentri su quello che è avvenuto in passato. Vogliamo cercare tutte le anomalie senza alcuna timore, ma proprio con l'intento di far chiarezza. Le commissioni di indagini hanno dei poteri appunto speciali in tal senso, ove accertate procedere con le azioni conseguenti e con i provvedimenti conseguenti, come abbiamo fatto proprio per Tor Vergata, per tornare a quello che diceva il radioascoltatore, dove abbiamo risolto la convenzione ed in tal modo ho bloccato gli sfratti. È chiaro che alcuni piani di zona, che sono quelli più vecchi e che presentano delle criticità ormai prossime appunto le esecuzioni e gli sfratti, sono quelle che avranno l'attenzione più immediata, evidente. Loredana, altra ascoltatrice che chiama dal piano di zona Torraccia Casal Monastero, dice: sono tantissime le domande inviate al comune per l'affrancazione. Sì. Dice il comune ne ha lavorate, dice, non più di 20. E questo ovviamente perché lì si bloccano gli atti di vendita. Si bloccano gli atti di vendita, peraltro è anche una perdita che subisce tra virgolette il comune, o comunque un mancato incasso, perché è chiaro che lì però bisogna accelerare il conteggio, bisogna assolutamente accelerare. Questo dipende da voi. La signora ha assolutamente ragione, il comune sta faticando per quelle che sono le strutture, per quelle che sono i suoi dipendenti che ha a disposizione nella struttura dipartimentale. Sicuramente va potenziata e sicuramente la commissione si occuperà anche di questo, perché chiaramente non è un danno che subiscono solo i cittadini le cui vendite sono bloccate, ma anche un danno per l'amministrazione che non percepisce le somme derivanti da questa affrancazione. Quindi sicuramente è un tema su cui anche su questo è necessaria discontinuità e su cui dobbiamo accelerare, ne siamo consapevoli ed è vero. Che tempi prevedete per i lavori di questa per andare a regime, sia con il capire le responsabilità del passato e anche per mettere a regime queste cose che poi riguardano la vita adesso, diciamo, per colpa degli errori passati? Ma guardi, ci siamo dati un tempo di 18 mesi proprio per dire che è una cosa che vogliamo fare in tempi rapidi, quindi mi auguro che già nei prossimi mesi la commissione dia risposte sull'uno e sull'altro fronte. Comunque ha una durata di 18 mesi e in questi 18 mesi chiaramente vogliamo dare un forte impulso. Venendo, prima parlavamo dello stadio, delle altre cose importanti che ovviamente riguardano il Comune di Roma, le scelte in materia urbanistica e non solo. Lei diceva una pagina positiva, noi avevamo l'altro giorno il capogruppo del Movimento 5 Stelle in questa trasmissione che ci diceva entro il 15 giugno la nuova delibera andrà all'esame del Consiglio Comunale, me lo conferma? Forse anche prima, sicuramente arriverà in giunta nella prima settimana di giugno e a seguire poi il consueto iter, quindi il passaggio nei municipi, nelle commissioni, e chiaramente cercheremo di accelerare al massimo affinché nella settimana che parte dal 12 giugno possa già arrivare in aula. È un risultato di cui siamo assolutamente soddisfatti, perché siamo subentrati ad un iter in corsa, una delibera fatta dalla precedente amministrazione, una delibera che
avrebbe gettato in quella zona 1 milione di metri cubi di cui sinceramente la città non ha bisogno, e quindi abbiamo migliorato quella delibera, ridotto fortemente le cubature del 50% sul business plan progettato delle realizzazioni migliori, più efficienti, con degli standard qualitativi di alta qualità, quindi sicuramente un ottimo risultato per i cittadini romani ed anche per la Roma, che è stata molto collaborativa in questo processo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di un miglioramento di una delibera che non ci piaceva. Ma in quel nuovo stadio, se si farà, non giocherà Francesco Totti, che invece giocherà domenica, Spalletti permettendo, aggiungo io, l'ultima partita in maglia giallorossa di qualche paio d'ore fa. Questo post di Francesco Totti sulla pagina Facebook, che sentimento le suscita la conclusione, almeno nella maglia, con la maglia della Roma, di quello che è un simbolo non solo di questa città? Beh, sicuramente è un dispiacere, ma anche grande gratitudine, insomma, per quello che questo giocatore ha fatto. 25 anni con la maglia della Roma, romano, quindi proprio un simbolo di Roma e della Roma, di questa città. Tanti gol, 250 gol in Serie A, insomma, una grande carriera. Soprattutto è da ringraziare, perché è rimasto sempre nella Roma una bandiera, malgrado in alcuni momenti della sua carriera, quelli più, no? Il momento d'oro, diciamo, dopo lo scudetto del 2001, poteva ambire a qualche squadra di grande, poteva andare in qualunque squadra, e Real Madrid incluso, probabilmente c'erano anche stati degli interessamenti, e invece ha preferito rimanere a Roma, vincere meno, però essere la bandiera di questa città, quindi la bandiera di questa squadra. Quindi ecco, mi auguro che abbia il riconoscimento che merita in questo finale di carriera, dove chiaramente Spalletti ha anche delle difficoltà, perché il Napoli è a un punto purtroppo, quindi è il secondo posto, è maledettamente importante, perché vale tante decine di milioni, e quindi Spalletti deve cercare di prestare attenzione ad ambo le cose. Sarò presente, quindi insomma è un grande onore per me vedere il finale di carriera di questo grandissimo calciatore. Anche la sindaca Raggi me lo può anche confermare, sarà presente. Saremo entrambi presenti, e insomma, ma il comune ha preparato qualcosa per ringraziare Totti? Come Campidoglio avete preparato, al di là dell'evento? Ci stiamo pensando, non le nego che personalmente mi piacerebbe, che penso che un giocatore come Francesco Totti lo meriti, per i motivi che dicevamo, insomma, perché è rimasto sempre fedele a questa squadra e alla città, ne è diventato un simbolo, e penso che meriti il tributo anche nell'aula Giulio Cesare, no? Io dico, penso che... Perché no? Nell'aula Giulio Perché Cesare, no? lavoriamoci, e noi vi seguiremo su questa, se prendete questa iniziativa. Grazie al presidente del Consiglio Comunale di Roma, Marcello De Vito. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Buona giornata.